Come sapete, sviscerare un personaggio in un'opera di fantasia non è affatto facile e richiede moltissime nozioni. C'è la componente visiva, c'è la componente narrativa e c'è la componente psicologica. Ed è il perfetto bilancio di questi tre elementi a determinare nella sua totalità un personaggio anime o manga che sia. E di questi tre elementi io difetto completamente nell'analisi visiva, ossia nel character design dei personaggi. Ma per mia fortuna, settimana scorsa ho organizzato una live dove tre character designer di professione hanno analizzato, tra i vari personaggi, proprio Mihawk. Quindi, nel video di oggi riuscirò a darvi una panoramica più che completa del personaggio. Ciao a tutti ragazzi, qui Ronin come sempre oggi, come da titolo e come da maglietta, si parla di One Piece. Prima di proseguire però, sigla! Il video di oggi è uno dei video mensili dedicati alle richieste degli abbonati al canale. Per chi non lo sapesse, infatti, dopo i 35.000 iscritti si può sbloccare la funzione abbonamento. E tra i vari premi che ho deciso di riservare a chi ci sottoscrive, c'è anche la possibilità di decidere il tema di un video al mese. Il video di oggi quindi è stato scelto da Nick e andrà a trattare un argomento, a mio parere molto interessante, inerente al Bon Mihawk. Bisogna intanto considerare che i colori, nei manga e negli anime, hanno tutti un preciso significato. Ogni colore codifica un messaggio e trasmette informazioni a chi ha gli strumenti per coglierle. In un qualsiasi corso dedicato alla creazione di character design, infatti, letteralmente insegnano cosa vada a rappresentare ogni colore dei capelli o dell'abbigliamento di un personaggio. Bene, data la premessa, cosa si evince quindi dal buon Mihawk alla sua presentazione nel capitolo 50? Se osserviamo i personaggi introdotti nell'arco narrativo del Baratì, notiamo subito come siano tutti molto colorati ed esuberanti, sia nell'aspetto che nel modo di porsi nei confronti degli altri. Da Fullbody a Krieg sono tutti personaggi che si reputano migliori e più forti di quello che in realtà sono, e giocano tutto sull'appariscenza scenica. Mihawk invece si presenta quasi completamente decontestualizzato, come fosse una sorta di cameo proveniente da un'altra opera. È elegante e composto, a lui non serve mettersi in mostra con il vestiario e sa quanto vale la sua forza. Non necessita di esternazioni volgari o pacchiane. Non a caso a livello di abbigliamento si mostra sempre col petto scoperto. Non gli serve proteggersi con armature o bardature particolari. Sa esattamente che nulla può toccarlo e lo dimostra con la sua incredibile sicurezza. Già ad un primo impatto il personaggio si mostra con una caratterizzazione molto ricercata e rievoca un turbinio di stratificazioni che si adora dal primo momento. Se osserviamo i colori effettivi dei suoi abiti, vediamo come il bianco candido dei pantaloni vada in contrasto col nero esterno del cappotto ed il rosso bordeaux dell'interno sempre del cappotto. Una tonalità di rosso simile al vino, un rosso oscuro, profondo, riflessivo, misterioso e pericoloso. E su questo schema di colori possiamo fare ben due osservazioni. La prima è che va in netto contrasto col personaggio di Zoro. La seconda è la sua bravura con la spada. Noi sappiamo che il personaggio ha un ruolo importante nella trama in quanto è l'obiettivo ultimo di Zoro, che vuole batterlo per acquisire il titolo di spadaccino più forte del mondo. Non è quindi un caso che Oda, nello scegliere i colori di questo spadaccino, abbia sfruttato la medesima palette di Zoro. Infatti lui, alla sua prima apparizione indossa pantaloni e bandana nera, con camicia bianca indosso, mentre Mihawk ha sì il cappello nero, ma pantaloni e cappotto hanno i colori invertiti rispetto a Zoro. Quindi si ha proprio un contrasto visivo tra i due, e questo già dal confronto alla loro apparizione. È anche interessante che entrambi i personaggi vengano introdotti col volto coperto, come segno identificativo di pericolosità e di mistero. Ma la sua bravura della spada traspare invece dalla scelta dei pantaloni bianchi, perché la sua padronanza è tale da non sporcarsi nemmeno del sangue dei nemici. La spada di Mihawk, ossia la Yoru, ha un'impugnatura fasciata da tessuto bianco con uno smeraldo come pomolo, e l'Elsa invece si presenta come crociata dorata molto larga, che avanza per un tratto nella parte piatta della lama finemente decorata con rilievi e rubini. In aggiunta a ciò la spada non possiede un fodero, in quanto Mihawk preferisce tenerla appesa alla schiena tramite dei semplici lacci.
Ma questo particolare modo di portarla, in aggiunta a quello che è l'aspetto visivo della spada, fa sì che questa assuma il rimando di un vero e proprio crocifisso, elemento che, se associato alla nomea di miglior spadaccino del mondo di Mihawk, rimanda inconsciamente ad una sorta di potere divino del personaggio, come se la sua bravura e la sua forza fossero ultraterrene, provenienti da un'entità superiore. Graficamente, quindi, la spada rimanda ad una lama divina e si configura come una grande minaccia nel contesto narrativo del Barati. E visto che stiamo parlando di spade, il particolare tipo della linea di tempra della Yoru, ossia il suo Amon, costituisce per un occhio esperto un segno identificativo dell'epoca di forgiatura. Questa spada nel mondo reale sarebbe tipica del periodo Muromachi, ovvero dopo il 1467. Mihawk invece è basato, nella scelta degli abiti, sul tipico spadaccino spagnolo dell'età dell'oro, quindi ricorda la figura del nobile cavaliere europeo, forte e onorevole, e come tale il rimando iconografico della croce sia della spada che del pugnale a collana che porta sul petto è molto interessante, azzeccato e funzionale. Baffi da sparviero, vestiero gotico e completamente esotico per i canoni dell'opera visti fino a quel momento, davvero fenomenale. Ad un primo impatto visivo, Mihawk si dimostra quindi come un personaggio figo, interessante, ma addentrandoci nella sua caratterizzazione psicologica e quindi nella componente legata alla sceneggiatura, emergono i suoi lati più bui e più tristi. La sua esistenza è grigia ed annoiata, è un guerriero che ha raggiunto l'apice nell'arte della spada, e questo da molti anni. Trovandosi quindi realizzato, avendo raggiunto lo scopo della propria vita ed il proprio sogno, non ha un effettivo obiettivo da perseguire. Non ha più uno scopo di vivere, e la sua amarezza nei confronti dell'esistenza la possiamo notare in varie occasioni. È sempre molto serio, al punto che sorride raramente. Non a caso lo vediamo sorridere soltanto quando gli si para di fronte a un possibile futuro rivale, e sempre, non a caso, vedendo la dedizione all'arte della spada e l'umiltà di Zoro, gli concede di diventare un suo allievo. E nonostante sia stufo di affrontare combattenti che non sono minimamente al suo livello, sa riconoscere una persona di talento quando l'incontra. Per questo esprime il desiderio di vedere Zoro raggiungerlo dopo aver assistito di persona alla sua grande forza di volontà. Perché vuole una persona, vuole uno sfidante, vuole avere un obiettivo nella vita. E quell'obiettivo potrebbe essere di confrontarsi in futuro con Zoro. L'apice dell'esternazione di questa sua noia lo abbiamo osservando la scena dopo lo scioglimento della flotta di Sette, dove osserviamo Mihawk sorridere di gioia e di gusto quando la marina circonda la sua isola con l'intento di catturarlo. Dimostra esultanza, ha di nuovo un passatempo, una sfida, una condizione con cui misurarsi nuovamente. Riflettendo a fondo sul personaggio, possiamo trovare triste questa sua condizione, ma è anche inevitabile se ci pensiamo. Quando una persona raggiunge la vetta, indipendentemente da quale essa sia, cessano gli stimoli a crescere perché si è raggiunto l'apice del successo in quel particolare settore. E questo porta alla malinconia, alla noia ed infine, in casi più gravi, anche alla depressione. Volendo potremmo anche analizzare nel dettaglio il passato del personaggio e ricavare informazioni di trama utili per il futuro dell'opera. Soprattutto visto che Mihawk ora è in pieno scontro con la marina dopo lo scioglimento della flotta Shichibukai, ma per questa tematica e per la sua progenitoria esistono già ben due video sul canale, quindi vi invito eventualmente a recuperarveli entrambi se non li avete già visti, quindi dai! In conclusione possiamo dire che Mihawk è graficamente un cavaliere errante ispanico dell'età dell'oro, che segue la via del Bushido, che ha rimandi gotici, che cita nel nome un principe della Valacchia, che utilizza in combattimento una spada tedesca del XV secolo e che questa possiede una linea di tempra nella lama tipica del Giappone del periodo Muromachi. È un mix incredibile! Come si fa a non amare questo personaggio? Ma l'analisi per oggi si conclude qui. Quindi fatemi sapere come sempre la vostra opinione qui sullo spazio commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale del gruppo chat su Telegram, e se questo video vi è piaciuto lasciate pure un bel like per supportare il canale. Detto ciò, visto che i feed di YouTube fanno un po' quello che vogliono non notificando gli iscritti di nuovi video, ho aperto un canale su Telegram. Seguendolo riceverete notifiche in tempo reale, con annessi link diretti sulle uscite dei video, delle live, degli articoli o dei post creati dal sottoscritto.
State cercando il link di un capitolo, di un episodio o di uno specifico film? Nulla di più facile. Desiderate magliette, felpe, scarpe, cover per telefoni, poster e addirittura caramelle a tema anime, manga, videogiochi, film e serie TV? Vi piacciono i design delle maglie che indosso in ogni video o live e vorreste farle vostre o regalarle a qualche amico? Allora Pampling è il sito che fa per voi. Inserendo in fase d'acquisto il codice RONIN93 otterrete uno sconto del 20% sul totale del carrello, anche su prodotti già in offerta. Quindi, cosa state aspettando? Desiderate restare aggiornati sui progetti in corso, ricevere notifiche dirette e anteprime su video e sulle live programmate sul canale? Vi piacerebbe poter decidere quale video vedere o meno pubblicato? Vi basta andare su Instagram e seguirmi, oltre che seguire le storie che pubblico regolarmente votando, di volta in volta, quelle che sono le vostre preferenze. In descrizione comunque trovate come sempre il link di Pampling, il link di Telegram di One Piece Legacy, il link di tutti i miei social per stare sempre aggiornati sul mondo dei fumetti e per ricevere i feed dei video. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale. Ciao ragazzi!